Bella a tutti i lupacchiotti, bentornati sul canale. Questo è Ferbas. Vediamo se siamo correttamente in live. In attesa di lupo. Non so con YouTube se è un po' rincoglionito ultimamente. Comunque, sono incappato in un video. In un video dove provavano la tastiera che ho collegato in wireless anch'io. La tastiera della Logitech. Collegavo una tastiera su PS5. Adesso me la metto qua sulle gambe. Con Fairbus ci sono delle funzioni, ci sono delle funzioni che andiamo subito a provare senza neanche aver provato prima. Andiamo a vedere se è compatibile e che cosa si può fare. Mettiamo una tappa qualsiasi. Ok, realistico, cambiamo magari il meteo che già mi ha rotto. Ciao Alessandro. Lasciamo così e andiamo a provare, ragazzi. Facciamo un bello screenshot per la copertina, così. Stupiti, molto stupiti. La bocca purtroppo è coperta. Di solito per fare tante visual bisogna avere la bocca spalancata, ragazzi. Ci deve passare un treno. Però non sono ancora abituato. Come ho detto, sono incappato in un video di un americano che provava la tastiera su Fairbus. Ogni pulsante aveva una funzione. Adesso andiamo a vedere. Andiamo a vedere se è vero e verifichiamo questa roba, dato che gli hanno fatto mille complimenti, magari io potrei essere il prossimo a farglieli. Allontaniamo giusto un attimo il tutto. Ciao Dome. Ok, allora proviamo, partiamo. C'è qua la tastiera, eh. Partiamo da F1, F2, F3, F4. Minchia, funziona, cos'è che ho schiacciato? Cos'è che ho attivato? Cos'è che ho attivato? Vediamo. È di qua. Ok, no, non ce l'ho. Sto provando un attimo con. Cos'è che sta cambiando? Vediamo se tengo aperto il menu. Intanto accendiamo il quadro. Ah, è il Tergi. F4, è il Tergi. Ok. Giusto? F4 è il Tergi. Più veloce. F3 lo toglie. F5. Minchia, funziona il finestrino. F5, F6, alza e abbassa il finestrino. Ma perché? Non lo sapevo. F7, F8 niente. F9, apre la porta. Ok, apre la porta davanti e la richiude. Non la sapevo sta roba. F10. Apre la porta posteriore e la richiude. Minchia, c'è da collegare la tastiera al volante. F12. Niente. Allora, ho visto che c'è anche un pulsante. Quindi cosa abbiamo? Porta davanti. Porta dietro. Il tergi. Ho visto che c'è anche il photomod. Allora, sinistra, destra, ciao Black, si può guidare. Vediamo i numeri. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, niente, più invio, niente. Maiuscolo, control. Con la barra spazio si attiva e disattiva il freno a mano. Hallo und herzlich No, con alto abbiamo il messaggio. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir No, vabbè. Poi?
con maiuscola e blocca maiuscola, ha fatto un suono. Tab, modifichiamo la visuale. Su Q abbiamo la freccia di sinistra, su E quella di destra. Ok, mi sa che si muove qualche cosa. Cos'è che si attivava il quadro? Ciao Vito. Ah, le luci passeggeri. Sta provando la tastiera, eh. Allora, per ora la Allora. figata è il messaggio da attivare e disattivare. Vediamo le altre lettere. Con Z attiva la tratta. Questo si alza e abbassa la sedile con C. Con M la mappa. Non ci possiamo muovere però. Ci vuole il mouse. Con J abbiamo le luci. Beh, bisogna segnarsi tutti i tasti, metterli sopra tipo un'etichetta. Infatti, vediamo. Qua. Con J. Cazzo. Proviamo tutti i tasti. H, il clacson, horn. Con G che cosa sta facendo? Sono i gradi, forse? Sono i gradi, sto abbassando i gradi. Ciao Simo. Questo suono non mi torna. FD, vediamo PO. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Ah, abbiamo le visuali singole. C'è anche una sorpresa che spero di riuscire a trovare. Non la trovo, non so su che pulsante è. O se è una combinazione. Eccola qui, trovato. Aspettate. Eccola qui. Allora usciamo da fuori. Usciamo da fuori, ragazzi. Vi faccio vedere la news. Ciao Mauro. Col tasto c'è scritto inizio. Non so che tasto è il tasto inizio. Qua c'è scritto inizio. Abbiamo il photo mode. Abbiamo il photo mode e qui è la fine, è la mia fine. Adesso non so come ci si muova dentro il photo mode. Penso a questo punto, cazzo, non c'ho il mouse. L'ho dato a mio figlio per giocare, chissà che fine ha fatto. Col mouse possiamo cambiare la risoluzione, il campo visivo, ruotare la visuale, la profondità di campo. Mappatore dei toni e l'effetto pellicola. Acquisisci in screenshot. In questo menu ci muoviamo con il mouse. Ragazzi, basta collegare una qualsiasi tastiera wireless alla porta USB della PS5 e la tastiera è già configurata per giocare a Fairbus. Sono incappato in un video di un americano dove faceva queste cose e ho pensato fosse l'ennesima stronzata per fare visual. Invece farò visual con l'ennesima non stronzata. Vediamo se. No, con lo stick. Con L1 va avanti e indietro. Beh, ragazzi, questa la sapevate? Scrivilo nei commenti. Vediamo se possiamo entrare nelle texture. No.
La photo mod c'è soltanto se hai la tastiera. Sono entrato col tasto inizio e fine pagina sulla tastiera. Qua c'è scritto inizio ed entra. E siamo da PS5, eh. L1, R1 avanti e indietro. Vediamo quanto possiamo andare lontano. Soprattutto, siccome questo gioco viene da PC, possiamo impostarci una visuale tipo da così e giocare da così. Provo un attimo, triangolo, quadrato, cerchio, X. No, i comandi sono tutti qua. Ok, ma infatti, anch'io so. Guarda, Black Lion, con me sfondi un tunnel con una formica. Sfondi un tunnel aperto e slabbrato, perché io adoro il fotomod. Guarda qua dietro, c'è un altro picciottello. Niente, cazzo, ho messo il mouse, porca troia. Ma si può, ma dove cavolo ho messo il mouse? Niente, mi comprerò una tastierina, cioè mi comprerò il mouse. Però ci vuole il mouse associato alla tastiera wireless, non puoi prendere un mouse a parte. E soprattutto, come installo questa sulla PlaySit? Come cazzo la installo? Non ho idea. C'ho più spazio, adesso magari ve la faccio vedere. Niente, qua per forza serve un mouse. Vediamo col D-pad. No, lunette, niente. Quindi ragazzi, confermato, photomod, facciamo uno screenshot così della copertina. Così. Voi che eravate presenti sapete perché. Sì, perché anche i comandi della tastiera muovono il personaggio, diciamo, muovono la telecamera, non si può modificare nulla. Infatti nel video usava il mouse a questo punto. Adesso esco da questa visuale. Vediamo, cos'è che ho fatto, le visuali. Erano i numeri? No. Allora, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, anche per vedere subito il carburante, facciamo così, in and out, 8, 9, 9 non fa niente, 0 va qui, 0 le scorre tutte. Punto esclamativo va sui finestrini. Ok, vediamo. Sicuramente c'è un modo. Intanto rientriamo dentro. Mo che dove erano i tasti? Vi faccio vedere che abbiamo i tergi. Ecco qua. Siamo riusciti a buggarlo. Preparando di nuovo tutti i tasti. Hallo und herzlich willkommen bei Flix.
Avevamo il pulsantino per tirare giù il finestrino, per tirare giù il finestrino e ritirarlo su. Usciamo un attimo. Secondo me sono riuscito a buggarlo. E rifacciamo un test. Oltre ai 7 sono l'uso, i VDL non scherzano. I VDL non scherzano mai, sono massicci e incazzati. Sono veramente massicci incazzati. Ragazzi, ho fatto un po' tardi e non so se farò una live content come al solito, perché è uscito un aggiornamento di Mortal Kombat 1 da 80 giga. Un aggiornamento riguardo alla nuova stagione. Così, spoiler, nuova stagione di Raiden, quindi con tutti i sbloccabili di Raiden. E l'altro aggiornamento da 34 giga hanno migliorato il gioco con i filmati in 4K, quindi le fatality saranno ancora più definite. Insomma, mi sento appassionato di Mortal Kombat, ho lasciato tutta sera a scaricare l'aggiornamento e non è ancora finita. Allora, scegliamo ovviamente ancora una tratta così. Vediamo, perché lo Scania aveva altre funzioni. Andiamo su realistico, Scania. Ecco qua. Tanto perché non mi avete visto subito in live. Piccolo riassuntino. No, sta roba della tastiera, a vedere se c'è un tastierino di quelli wireless quadrati e, dato che il gioco non ci permette di configurare i tasti, e sperando che su quel tastierino ci siano le cose essenziali. Quindi aprire e chiudere il finestrino, attivare la tratta, il messaggio e la telecamera. Qui partiamo dal garage che si deve aprire. Ok. Tanto la visuale un attimo, più lontana che non si vede nulla. Ok, quindi riprovo un attimo tutti i tasti. Allora, sì, questo devo accendere il quadro, sennò. Così vediamo che cosa fa. Ha la freccia. Q, E, R, T, Y. Con la E si spegne. Sì, serviva, dai, un gruppettino. Aspettate, sennò non vedo una sega. Ok, la tenda dov'è? Tutto qui. Sì, senti. Classico Scania proprio da camion. Qui abbiamo il volante, però col quadro spento ci abbiamo Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Techboss. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und Hallo und Hallo und Hallo und herzlich willkommen. Hallo und Volante. Ah, prima F1, F2, F3, F4. Ecco, con F5, F6 abbiamo il finestrino. Proprio quasi impercettibile. Lo tiriamo tutto giù. Poi
poi F7, F8, F9. Ciao Mauro, ciao bello. Quindi F9, F10 le due porte, anteriore e posteriore. Bella Max. Il fotomod. Peccato non poter fare nulla qua. Ho schiacciato pausa, ha aperto il menu PlayStation, il menu del pulsante share. Chissà se c'è qualcuno che ci gioca così, probabilmente. Ok, con L light, abbiamo le luci. Grande Max con K le spegniamo. Qui abbiamo gli abbaglianti con J. Horn. Attenzione la tratta. Qui si alza dal sedile. Questo apre la mappa. E con la barra spaziatrice abbiamo il freno a mano, freno di stazionamento. Adesso che storia. Ah già, la marcia quale sarà? Era questo suono qua. Cazzo comodo così però. Faccio un test, ragazzi, eh. No, no, ci sono, ci sono, ci sono. Ci ho fatto una live. No, con la tastiera hai più funzioni. Cioè, non hai più funzioni, a parte il fotomod. E la possibilità di avere su ogni tasto una funzione. Dovrei avere anche la macchinetta per fare l'etichetta adesiva da qualche parte. Viaggio di prova, eh. Quindi arrivi qua, prendo il stazionamento. Mamma che figata. Problema vero che su Bus Simulator su Bus Simulator 18 non devi scendere a fare i biglietti, tu ti fermi, apri le porte, infatti feci una live con la tastiera, salgono, puoi fare i biglietti e con i numeri, in base agli euro che ti danno, tu gli dai il resto e poi con la barra sbatti
sganci, bababà, fai due conti, ta 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 ta, ta ta ta, 2,80 euro, fai 2,80 euro, tac, tac. Ed era divertente. Qua l'unico difetto è che devi per forza scendere. Quindi poi per forza passare al pad. Ok, se tengo aperto il menu le funzioni non le posso usare. Sì, c'è la terza persona, però praticamente muove la visuale anche mentre tu allontani, muove anche la visuale. Terza persona è meglio evitarla perché è una cosa, cioè i personaggi sono proprio loschi, loschi individui. Guarda qui, proprio oggi che non corriamo quanta gente c'era. Vediamo da fuori così. Bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor Aspetta un euch attimo, qua findet c'è la ihr unsere voce. Boardkarte. Hallo? Non si muove lo switch, però sono sicuro che quello delle luci. Non si muovono su questo, sul. Ah, sì, eccolo là, sotto la freccia. Ok, compenetra un po' con le texture. C'è anche la visuale sul finestrino. Questa mia è nuova. C'è la visuale sul finestrino che si abbassa. Si apre una telecamera. Ah, ok, se non sono in prima persona mi fa vedere cosa sto muovendo. Per questo non ci avevo mai fatto caso. Il finestrino lo apro sempre dalla cabina. Pensa te. Vediamo altre funzioni. Ok, sta ritornando su. C'è anche la visuale sulle ruote. Cose non lo sapevo. Pazzesco, quanto è giù? Ma dove, è proprio schiacciato a terra? Proprio schiacciato a terra. Dovrebbe piegarsi sul lato, giusto? Quindi si piega a destra. Ah no, si piega soltanto a destra. Sì.
Va bene ragazzuoli, volevo provare sta roba, io sta roba marcia, e in effetti la tastiera è compatibile, su ogni pulsante c'è una funzione dedicata. Sì, ma non ci sono, esatto, hanno messo la funzione perché è un simulatore e questo pullman ha questa funzione. Poi questi pullman, insomma, io ho i VDL Scania, quando poi c'è scritto Scania penso che una ventina di euro li ho cacciati, eh. Quindi poi che le funzioni nel gioco siano utili effettivamente, a loro non fotte niente. Ci hanno dato un prodotto così com'è nella realtà. Quindi si serve sicuramente per far salire i disabili, ma non ci sono poi nel gioco. Quindi ragazzi, niente, la tastiera funziona, ho provato queste funzionalità che non mi aspettavo e tra le altre cose il photomod. Se avete un mouse potete fare le foto. Adesso vediamo quanto può andare in alto. Quanto siamo in alto? Si può andare in altissimo. Vediamo. No, questo è il massimo. Però diciamo interessante il photomod più che per fare la foto ai pullman, magari alle città, alle stazioni. Molto 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 interessante. Appunto per questo adesso esco un attimo. Voglio fare una roba. Guardiamo l'Italia. Dai che cade anche lo scenario. Guardiamo l'Italia. Carriera, interagisci, andiamo, eccola qui, quindi qui cos'è, le Cinque Terre fino alle Ligure, no? Quindi crea nuovo, nuovo. Interagisci con la mappa, vediamo cosa si vede. Se riusciamo a vedere la Liguria. Fermata. Una e due. Indietro. Salva. No? Ci vediamo un po' la Liguria? Successivo. Compra DLC. Sono veramente belli questi anvil. Sono veramente mostruosi. Purtroppo è difficile riempirli. Cioè, salgono 7-8 persone per volta, non si riempie mai sopra e sotto. Proprio farsi un viaggione con tutti questi puzzoni scorregioni. Questo è il mio preferito. Inizia partita. Sì, ma sono proprio dei biscottoni con le ruote. Se scendono, vanno in offerta, non so, 13-14 euro li prendo, 24, cioè, me li potevano anche mandare gratis per farli vedere in live, no? Quanto ci possiamo allontanare? Ah, non tanto, cazzo, non tanto. Non tanto, ero convinto io. Ero veramente convinto. Quindi sarebbe alle spalle di qua. Quella. Quella, ragazzi, è l'Italia. Quella è la Liguria.
Quella è la Liguria. Peccato che non ci possiamo muovere, uscire dalla mappa. Qui c'è l'aeroporto di Nizza. No, no, no. Eccola là. Quella è l'Italia, ragazzi. Vi ho portato in Italia. Stiamo guardando l'Italia. Col fotomod alle spalle del pullman c'è la Liguria. Quella è la Liguria, ragazzi, la Liguria su Fairbus. Infatti adesso la freccetta è puntata di qua. Ah, ma sei pure. Ah, perché sono nel fotomod, sei pure impallato il pad. Comunque sono là in basso a destra e possiamo ammirare l'Italia. Allora, esci dal fotomod. Vediamo se riesco a avvicinarmi. Adesso ci avviciniamo. Facendo qualche un po' di mattanza. Adesso ci avviciniamo. Adesso ci avviciniamo, ci stiamo andando, ragazzi, tranquilli. Vito Saracino in house. C'è Vito Saracino, lo chiama malandrino. Quando arriva ti dà un pugno nell'intestino. Vai. Vito Saracino spacca tutto quando lui entra in live. Spacca di brutto. Ti molla un rutto. Oh. Eccoci qua. Vediamo se mentre guido faccio. No, si stoppa giustamente. Ecco, questo è il massimo dell'altezza. Ah, la Liguria. La Liguria. Aspetta, eh. Io sto guardando di qui a destra. Dove c'è stu cazzo di sole? Ci sta l'umare. L'umare italiano. L'umare, l'usole. Mannaggia. Ciao Danny. Facciamo male col pezzo. Ora faccio un super ciocco. Arriva il ciocco, arriva il ciocco. Madonna. Che palle sto sole marcio, mamma mia, che palle per non farmi vedere l'aeroporto. Nonostante noi fisicamente non ci possiamo andare, però l'aeroporto l'hanno fatto pure con gli aerei, potevano anche non metterli. La cosa bella è andare nelle stazioni. Qual è la stazione bella di Brno? De Brno.
un'occhiata, ma dove cazzo sta adesso? Aiutatemi a trovarla. Che hanno messo una foto sul gruppo che è fatta veramente da Dio. Siamo andati al confine. Con gioco libero posso partire dove voglio? O devo fare per forza una tratta? Tu sei. E mo dove. Eccola lì, già trovata. Io posso fare così. Indietro e successivo. Ok. No, cazzo. Aspetta che mi alzo e guardo in basso, quindi il sole non dovrebbe scassarmi. L'hai messa te, cazzo, veramente fatta bene. Però bisogna andare alla stazione. Ciao Simo, finisco un paio di test. Ma poi ragazzi vado avanti con Ronin. Per chi può fare le ore piccole. Allora. Ah no, ma scusami. Ah, Brno, ok, però. Al deposito. Mo la stazione dove cazzarola è? Vienna. Vabbè, sarà qua, insomma, non è che c'è tutta la città. Al deposito di Brno. No, fermi tutti. Fermi tutti, il vecchio che. Apri sta porta perché ti brucio. Veramente, apri la porta perché ti brucio. Cosa hanno visto i miei stanchi occhi? Cosa stiamo per guardare? No, non ci credo. Non ci sto credendo. Ah, è anche dura, non gli puoi andare attraverso. È dura. Ma com'è triste. Ha fatto la voraccia. Ma perché tutto ciò? Perché ci siamo messi a guardare i cantieri come i vecchi? Sto zoomando. Ma perché? Mi hanno fatto pure l'animazione. Cos'è? Un muletto per giraffe? Cos'è? Veramente l'età è quella, eh. Ok, troveremo la stazione. È impossibile non vederla.
e io riuscirò a non vederla. Come slitta? Che sono al massimo dell'altezza. Ecco come fanno a fare le foto. Ah, su PC. Che c'hanno tutte queste foto panoramiche. Questi sono gli autolavaggi riciclati da Tourist Bus Simulator. In teoria non si aprono, ma non funzionano. Vediamo se mi fanno uscire. E ce lo dimentichiamo. Vesta. Ma quante cose interessanti oggi. La Vesta. Quante cose interessanti oggi. No ragazzi, non è Rise of the Ronin. Che ha detto che se ti allontani un tot puoi usare le macchine? Quanto bisogna. Invece di Volvo l'Olvo. Airbus come non l'avete mai visto. Ah, pensavo gli passasse attraverso. Vabbè, a sto punto abbiamo fatto 30. Assolutamente. Vesta. E mo vediamo il treno da dove passa. Ecco Ah, dici dell'auto, sì. Come si fa? Ti fa salire in automatico su un'auto?
il treno passa di qua. Interessante. Ciao Rick. Ciao Riccardo, bentornato. È una mucca morta. Ma cos'è, Hunting Simulator? Ah, ok, adesso provo. Beh, su Tourist Bus Simulator ho fatto un frontale così forte che il pullman era entrato nell'auto. Indovinate che gioco è? Indovinate che gioco è? Senza leggere il titolo. Cioè, tutta sta roba qua potevano anche non crearla, dato che non ci devi passare. Non ci passi mai col pullman. Adesso ci andiamo. Last of Us Ferbus Simulator. Finalmente libero il personaggio. Non sono più costretto a guidare col lupo e fare biglietti. Sono libero, libero. The sunshine, the sunshine, the sun shining. Oh, come on. The sunshine. What a fucking the sunshine. Sono male le texture. Canta tu. Eh sì, stiamo facendo Adventure Simulator. Mi è venuto in mente il finale di 40 anni vergine con Steve Carell che cantano e ballano proprio questa canzone. L'unica corsia dove non passano auto. Aspetta, da là posso uscire. Però ovviamente il traffico è tutto dall'altra parte. No, ma se proviamo a prendere il tir. Soltanto le macchine, non si possono prendere i tir. Aspetta che da qua. Madonna, stai fermo, incolonnati, incolonnati che prendiamo lo Scania, incolonnati, incolonnati, incolonnati infamone. Incolonnati che prendiamo lo Scania. No, 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 no. Ah, col quadrato salta. Saikan, il Saikan. Cazzo, l'ha presa veramente, c'è scritto all vehicle. Aspetta, l'aveva presa e poi è sceso. Troppo cornuto. Ha sbloccato l'obiettivo. Perché io non sapevo sta roba? Ah, non c'è la visuale interna. Questa va più di 90.
Pazzesco. Ah, come GTA, sali e scendi. Solo dalla parte di guida, ok, dammi il camion. Beh. Che sfiga, soltanto le auto. No, voglio il camion. No, gli escono i piedi. Gli escono i piedi. Gli escono i piedi. Gli escono i piedi. Gli escono i piedi da... No, ma in ciabatte? È in ciabatte. Le dita nere. No, ma che cosa stiamo vedendo? Gli escono i piedi. No, ma gli escono i piedi. Un camion magari riusciamo a prenderlo. Infatti, parecchio anomala. Non si può né zoomare. Montaniero. Vediamo se raggiungiamo. Un camion in verticale, ragazzi. È scomparso. Le 48 miglia orarie. Sti cazzi, vai dritta, maledetta, brucia nell'inferno. Che bello senza suono. Grande, fuori in 60 secondi il manovrone. Ma perché tutto ciò? No, fermo. Fermo, 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 fermati, fermati. Fermati. FBI. Minchia, ma veramente guidano le donne? No, ah sì. Non abbiamo la sirenozza, eh. Neanche la retro. Ma infatti, cioè, già che ti fanno salire su altri veicoli. Ma perché guidano tutte camioniste donne senza... Eh? Un uomo che guida. Poi. Ah. Hai visto che bombe dure? Che peccato. Com'era il salto? Quadrato. Solo auto.
SUV. Ho fatto il respawn. Dove mi ha fatto respawnare? I viaggi nel tempo sono possibili. No. Just gonna come in the dynamite, yeah. Ma neanche Mario Bros si muove così male. C'era anche l'obiettivo legato a guidare un'auto nel traffico, pensa a te. Respawn ancora. Ma pensa che... D'ora in poi si chiama Fatti i cazzi tuoi simulator. Ah, ci abbiamo anche la... Vediamo se è sbloccata magari, perché non ci abbiamo il pullman. No, è sempre bloccata. Il fotomoto. Quanto starà andando? 130. Nessuna funzione purtroppo. Ah, se ne va via giustamente. Bravo. Bravo. Sì. Che fate? Come hai fatto a girare le ruote così? Che cazzo sei, la macchina del futuro? Vediamo quest'Audi. Volkswagen Passat. Pensate. Bellissimo. Sì, piripu, piripu. Macchina.
Mamma mia, nauseabondo. Andare in giro così è nauseabondante. No, hai visto, sono tornato anche indietro apposta. Allora, vediamo nell'imp... Ma cosa è successo a sto telefono? Ah, perché non c'è l'app di Flixbus. Se noi andiamo in impostazioni con la tastiera collegata. Aspetta un attimo. Ah, in alto a sinistra, guardate, guardate. Viene fuori il puntatore del mouse. Vediamo se possiamo impostare la tastiera. Sì, certo. Impostiamo la tastiera, facciamo tutto. Siamo liberi. Frequenza evento. Che tipo di evento? Mostra zone delle fermate dell'autobus, alle zone triggerate. Sai che tipo di evento? Tipo i guasti? Tutto al 100%, ma queste cose mi sa che non hanno effetto su console. Cos'è? Veicolo ambiente. Hanno tolto la finestrella dell'ambiente, pure sembra si possa aprire. Vabbè, ragazzi, la vettina così, dopo partirò con Ronin, almeno credo fino alle 2. Andremo avanti con Ronin, andiamo a tagliare qualche capoccia. Mi ha provato il tastierozzo, troviamo il modo di attaccare la postazione in qualche modo farò e mi segnerò i tasti con degli adesivi. Pensa a te, cazzo. Vediamo un attimo. Ecco la retro. Ecco qua. D1 folle retro, cioè il tasto che mi ha rotto mio figlio perché la tastiera l'avevo. Questo qua, questo qui mette la retro, l'unico tasto che non avevo provato, e l'altro sopra il senso di marcia in avanti. Ma vaffanculo, va, ma porco Giuda. Va bene ragazzuoli, ci vediamo più tardi, casomai. Chi invece chiude qui vi auguro una buonanotte dal Lupo del Tubo. Grazie ragazzi per la compagnia e per questo velocissimo, mica tanto, test. Aspetta, non l'ho fatto bene.